Allora, questo video abbiamo deciso di farlo in piedi, in modo da metterlo un po' in difficoltà. Lui è Rio ed è sempre stato per me il più bello dei piccoli che vi stiamo presentando. Ma lui, oltre ad essere il più bello, all'argento vi va addosso, è sempre felice. Effettivamente il nome Felice dovevamo darlo a lui piuttosto che a suo fratello. E se lo poggiamo a terra, lui comincia a correre come una trottola. E allora abbiamo detto, mettiamolo un po' in difficoltà, così sta fermo e si fa vedere. Rio fa sempre parte della cucciolata che vi stiamo presentando, dei bimbi che sono stati abbandonati nella famosa scatola dei croccantini. Sicuramente scarti di cacciatore, figli di qualche mamma non sterilizzata, sono tutti simili cani da caccia. Lui ha il pelo più corto, tipo un bracco, qualcosa di simile, ma non è importante a quale razza somiglia. È importante che lui sia un cane che scoppia di salute e di allegria. È un giovane entusiasta della vita, molto contento e anche un pochino più piccolo degli altri. Un cane che può vivere benissimo in qualsiasi casa. Non so quello che si riesce a sentire con questa confusione, perché ogni volta che esce un bimbo da un recinto c'è una sommossa, perché tutti vogliono partecipare all'evento e quindi c'è un po' di confusione. Rio ha circa 7 mesi ed è una futura taglia media, sicuramente sotto i 20, forse anche sotto i 18 kg arriverà. Che più o meno sono tutti uguali, 15, 18, sì. Ma lui è uno dei più piccoli. Lui è felice anche tu. Non so quello che se riuscirete a capire di questo video un po' confusionario. Io una cosa che volevo far notare, a parte questo pelo bellissimo, perché è quasi raso ma è morbidissimo, è proprio setoso, è la bellezza di queste lentiggini che ha dappertutto. Dai, guarda le zampe, come fosse un setter a pelo lungo, e anche sul musetto. È cresciuto bene lui, era il più bello secondo me, è un giudizio di parte, da piccolo, ed è rimasto il più bello anche da grande. È inutile che fate la faccia da vittima. Non credete che lui è un cane così triste. Lui è un cane molto vivace e molto allegro. Ed è per questo che dobbiamo renderlo ancora più felice. Quindi mi raccomando, chiamate anche per Rio e aiutateci a farlo girare dappertutto, perché è passato del tempo, non possono continuare a restare da rifugio, non è proprio giusto che queste meraviglie crescano qui dentro, anche perché poi qui si abituano ad essere isolati dal resto del mondo, e invece fare esperienza per i bimbi, per i ragazzi, è molto molto importante. Quindi tutti con il dito sul mouse per cliccare, per condividere Rio, e vi aspettiamo con qualche telefonata bellissima che lo richieda. Saluta amore, saluta. Ehi, Rio l'hai chiamato? Rio si chiama. Rio? Sì, Rio. Sta facendo la faccia tristissima. Non mi fanno correre, sono molto cattivi in questo momento. Hai il colore della sabbia di Rio. Rio. Sì. Sono cattivi in questo rifugio, non mi fanno correre, mi tengono sospeso. Ciao a tutti. Condividete, vi raccomando.